Due partite, due vittorie e punteggio pieno in campionato. Coach Pino Lorizio non poteva sperare in un avvio di stagione migliore. A farne le spese, subendo 3-7-0, il San Giustino, formazione umbra che la scorsa stagione ha chiuso in nona posizione. L'esordio in A3 del Lago Negro tra le mura amiche ha evidenziato la compattezza e la tenacia di una squadra che ha avuto il merito di non perdere la bussola dopo qualche sbandamento e ha rinfocolato il feeling mai sopito tra la squadra e i tifosi. Primo set con tanti errori da una parte e dall'altra, soprattutto dei padroni di casa che in ricezione non riescono a trovare la quadra. Un Vaskelis sempre in palla consente però ai suoi di portare a casa il primo set. Nelle altre due frazioni la musica cambia e il Lago Negro sembra aver ritrovato la concentrazione e chiude la pratica San Giustino senza particolari patemi. Gara quasi perfetta, ma nel gruppo biancorosso c'è ancora qualcosa da migliorare. Non abbiamo quella capacità di avere pazienza. Vogliamo mettere la palla giù al primo colpo, poi quando trovi le squadre come questa qui che difende è difficile mantenere la lucidità, quindi dobbiamo migliorare tanti aspetti su questa cosa dal punto di vista mentale soprattutto. La Cave del Sole condivide ora la vetta della classifica con Macerata, ma la filosofia dei biancorossi resta sempre la stessa. Noi trattiamo ogni partita come se fosse la più importante, l'ho detto ai ragazzi all'inizio dell'anno. Non abbiamo obiettivi a lungo termine, ci dobbiamo porre l'obiettivo della partita della domenica, ogni partita per noi è una finale.